Back in ETV. Bentornati su Balconi TV Sassari, io sono Laura e con noi oggi un cantautore, Nicola Pisu. Ciao Nicola. Ciao. Che ci fai sentire oggi? Ali per Alice. Benissimo, enjoy the show. Alice sorride, ma il cielo è troppo grande, non è che sia stufa delle sue farfalle, però vorrebbe vedere cosa c'è intorno, in giro di ancora più bello. Scusa arcobaleno, lo faccio anche per te. E sulla sua barchetta attraversa il temporale. Tanti riccioli dorati, riccioli di sole. Sento la mia mamma che mi stringe forte, mi dice il suo amore anche fuori dal pancione. Tuttavia devo andare a crescere nel mondo. Scusa mamma mia, lo faccio anche per te. E dentro la caraffa si lava per il viaggio. Sul bordo del mare incontra un bambino dai capelli bianchi, non so quanti anni ha. Uscito da una fiaba mi racconta qualche storia. Anche un cagnolino si specchia nell'acqua, ma adesso Alice è stanca, ha bisogno di riposare e presta le farfalle per una coperta di petali. Vorrebbe anche volare e guarda nello specchio se le spuntano le ali. Non avere fretta, l'avventura continua. Scrivi le tue poesie, riposati sul ponte che mamma rondine ti insegnerà a volare. L'America è un brutto sogno, meglio stare tra le nuvole. La casa è lontana, la strada per ritornare, un mulino le offre un passaggio sulle ali. Ma mulino, non vedi, hai le ali ma non ti muovi, stai fermo a dormire, non vedrai più la mia mamma. Alice vola sola, adesso che sa volare, vola e saluta le stelle, che è ora di rincasare. Eccoci. Allora, grazie mille per essere stato qua con noi. Tra l'altro sei venuto a trovarci da Cagliari, quindi con questo caldo non deve essere stata proprio una traversata piacevole. Infatti, sì. Ahimè, anche questo. Allora, questo Ali per Alice, questo pezzo, è il tuo ultimo inedito. Ce ne vuoi parlare un po'? Sì, in realtà è una canzone che ho scritto molti anni fa, è una favola che parla di un viaggio onirico di una bambina di nome Alice. Ok, so che però hai all'attivo comunque tre album, di cui l'ultimo è questo che ho in mano, si chiama Girotondo. Ci vuoi raccontare questa avventura? Sì, allora Girotondo, che è l'ultimo album, l'ultimo nato, è un concept che ruota un tema che è quello dell'emarginazione. Quindi tutti i pezzi dell'album, che sono 11, ruotano attorno a questo tema qua e sono suddivisi fra ritratti e scenari che raccontano appunto personaggi e atmosfere dell'emarginazione. Tra l'altro un tema anche molto attuale, soprattutto in questo periodo, è... continua insomma a far parlare di sé l'emarginazione. Mentre gli altri due album, sì. Allora il primo che è Abacrasta e dintorni, anche su un concept del 2008, è liberamente ispirato alle opere letterarie dello scrittore Salvatore Nifoi. Okay. Mentre nel 2013 una raccolta di canzoni che è Storia in forma di canzone, che è il precedente lavoro.
Benissimo. Ascolta, possiamo andare a informarci su di te e ascoltare qualcosa in più? C'è una pagina Facebook, un sito? Sì, c'è una pagina Facebook che è Nick Pisu, lì trovate canzoni ma anche interviste, recensioni, insomma tutto ciò che ruota attorno a questa attività di cantautore che sto percorrendo. Benissimo, quindi un sacco di contenuti per approfondire, ecco, grazie. Grazie a voi. Ascolta, io ti ringrazio per essere venuto qua a trovarci e a condividere con noi Ali per Alice. E io vi do appuntamento alla prossima su Balconi TV Sassari. Sono Laura, con noi Nicola Pisu. Ciao. Ciao.